Buona serata, ben ritrovati ai 30 anni di storia di Imperia TV, ma non soltanto di Imperia TV, dell'intero Ponente Ligure, della Liguria. Abbiamo fatto già un lungo cammino, siamo arrivati al secondo millennio con la nostra storia, con la nostra ricerca d'archivio. E nel 2000, ad aprile per la precisione, scatta una maxi operazione di protezione civile per evacuare Ospedaletti a seguito del ritrovamento di una bomba della Seconda Guerra Mondiale. La bomba verrà poi presa in carico dagli artificieri della Marina che la faranno brillare in mezzo al mare con una spettacolare esplosione. Per fortuna andò tutto bene, ma si trattò comunque di una giornata molto molto intensa, cominciata fino alle prime ore del mattino, con un'operazione, un dispiegamento di forze non indifferente. E come in tutti gli eventi importanti del territorio, Imperia TV c'era. Le telecamere erano lì a seguire le fasi di quell'operazione che adesso vogliamo rivivere insieme a voi. Vediamo. Ieri, giovedì 6 aprile, abbiamo seguito le operazioni di disinnesco della bomba di Ospedaletti. Dovevamo poi uscire in mare perché il nucleo SDAI della Marina Militare doveva farla saltare, brillare in gergo tecnico, al largo, in mare aperto, ma le cattive condizioni meteo non l'hanno permesso. Oggi, venerdì 7, ritentiamo questa operazione, la ritenteranno gli uomini del nucleo SDAI. Sono le 6 del mattino, noi ci stiamo per imbarcare a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto di Imperia che ci porterà in zona operazioni. Alle 7 di stamane le motovedette della Capitaneria di Porto di Imperia e di Circomare Sanremo hanno lasciato il porto della Città dei Fiori per scortare la bomba, il traino e il gommone del nucleo SDAI nella zona delle operazioni. Il tratto di mare interessato era esattamente 2 miglia al traverso di Capo dell'Arma ed è stato ovviamente interdetto al transito delle imbarcazioni. Gli artificieri dello SDAI della Marina hanno prima fatto esplodere 2 microcariche di tritolo per allontanare dalla zona i pesci affinché non restassero uccisi dall'esplosione della bomba. In seguito il sommozzatore si è immerso per piazzare attorno all'ordigno 2 bauletti di tritolo da 6 kg l'uno. Alle 8:55 è scattato il conto alla rovescia per l'esplosione. 2 miglia al traverso di Capo dell'Arma, vale a dire a circa 4 km, 4 km e mezzo dalla costa. Qui si conclude il viaggio della bomba partita da Ospedaletti. Qui finisce un'avventura che ci ha tenuti col fiato sospeso per diversi giorni. Ora questo ordigno salterà in aria, in mare, aperto. 6, 5, 4, 3, 2, 1, brillamento. Saltata. Sì, Quali è sono i saltato. 2 metri, ragazzi? 20 metri ha fatto. Dove
La parola fine a questa avventura, ormai l'ho definita così, e proseguo la messa il comandante Revello del nucleo SDAI e i suoi uomini che hanno piazzato questa carica. Com'è andata, comandante? È andata bene, come previsto. Ci siamo alzati un po' più presto stamattina perché le previsioni davano un mare ottimo proprio nelle prime ore del giorno, così che abbiamo operato presto ed è andato tutto bene come al solito. Due cariche da 6 kg di tritolo l'una avete usato, così mi conferma? In questa occasione sì, per avere la certezza di una detonazione pulita e certa. Abbiamo visto, avete usato anche le microcariche per non far danni all'ambiente, ma noi pesci a galla fortunatamente non ne abbiamo visti. Dovrebbe aver funzionato lo stratagemma. Sì, come sempre, di solito usiamo una carica molto piccola come prima carica per avvertire l'eventuale pesce nelle vicinanze, poi come avete visto in mare la seconda è stata un po' più consistente e l'ultima, la grande, quella che ci interessava, non ha comunque provocato alcun danno. Sì. Benissimo, ora si rientra alla Spezia. Rientriamo alla Spezia, stiamo raccattando il nostro materiale, rassettiamo, ci ripuliamo e siamo pronti per la prossima, insomma. Ma insomma per voi è normale amministrazione, ne parla come se fosse routine? Beh, ormai sì, dopo un certo numero di anni di questa attività per me e comunque per tutti gli altri, in effetti le routine sono abbastanza frequenti, soprattutto nella stagione estiva, dei ritrovamenti di residuati bellici in mare, come in questo caso a terra, ma noi abbiamo collaborato con l'esercito per la definitiva distruzione, ma spesso ne vengono trovati anche a mare, sì. Allora grazie e buon lavoro, comandante. Alla prossima. Se vi ricordate, avevamo parlato nelle puntate precedenti, avevamo avuto occasioni di parlare del degrado che si era creato a Imperia nella zona dell'ex Ferriere, e siamo ad aprile del 2000 quando l'allora sindaco di Imperia Luigi Sappa firma un'ordinanza per la demolizione del fabbricato delle ex Ferriere. Scatta quasi una sorta di blitz, le ruspe si mettono subito in azione e il vecchio cemento armato si sbriciola in un batter d'occhio. Una sorta di blitz perché ci furono anche contrasti non indifferenti, intervenne anche la Procura della Repubblica per cercare di capire, verificare, c'era il problema della sovrintendenza che sembrava volesse mettere dei vincoli, quindi insomma anche quell'ordinanza firmata così e resa immediatamente esecutiva in pochi istanti non fu un'operazione così semplice fatta a cuor leggero. Imperia TV riuscì a sapere quello che stava accadendo e a essere presente proprio nel momento dei primi colpi di ruspa, un qualcosa appunto che avvenne abbastanza all'improvviso, non si riusciva subito dalle prime a capire realmente che cosa stesse accadendo. Allora riviviamo quei momenti, vediamo il crollo delle Ferriere, molti magari più giovani nemmeno le ricorderanno più. Qualcheduno invece che come me ha un po' di capelli bianchi in testa sicuramente si ricorderà quelle strutture fatiscenti. Oggi naturalmente la speranza è che possa sorgere qualcosa che dia economia e dia soprattutto lavoro a questo territorio in quell'area, che per la verità da quella demolizione arrivare a oggi non è che abbia visto qualche sviluppo particolare e importante. Progetti sì, ma in concreto ancora nulla. Vediamo nel 2000 la demolizione delle Ferriere. Una ditta specializzata in demolizioni di grandi edifici, demolizioni in sicurezza, ha iniziato a lavorare con dei grossi pesanti mezzi oggi alle Ferriere. A quanto pare il sindaco ha firmato un'ordinanza per la demolizione delle ex Ferriere. A quanto pare, a questo punto il condizionale è ancora d'obbligo, sembra che nell'ordinanza sia stato specificato che questo edificio è gravemente pericoloso, pericolante in modo particolare. L'ordinanza firmata dal sindaco di Imperia a quanto pare riguarda solo i due edifici lato monte delle ex Ferriere di proprietà della ditta Agnesi di Angelo Colussi. Resterebbero dunque esclusi gli edifici demaniali lato mare e le ciminiere. In passato si era parlato di questa come di un'area soggetta a vincolo della sovrintendenza quale testimonianza di architettura industriale, ma al momento non è dato sapere con certezza se tale vincolo effettivamente vi sia. Del resto che tutta la struttura fosse stata da tempo giudicata pericolante è un fatto risaputo e la sua fragilità oggi l'ha dimostrata cedendo con scarsa resistenza ai mezzi di demolizione. Quando la benna toccava l'edificio da un lato i calcinacci cadevano pure dall'altro e per tal motivo l'intera zona è stata cintata e dichiarata off limits.
Ulteriore testimonianza di pericolo sarebbe contenuta in perizie eseguite da tecnici specializzati nei giorni scorsi. Angelo Colussi ha assistito alle prime fasi dei lavori senza però voler rilasciare dichiarazioni. Probabilmente domani a questo fine sarà convocata una conferenza stampa. L'area della ex ferriera è da molto tempo al centro di polemiche e ad essa spesso è stato anche imputato il mancato ampliamento dello stabilimento Agnesi, fatto questo da più parti giudicato quale grosso freno all'economia del capoluogo. Tale freno potrebbe non esistere più entro pochi giorni. Allora, sento l'assessore, poi vengo da... Assessore Lanteri, si parlava di vincoli, si parlava di mille motivi per non toccare le ferriere e questa bruttura rimaneva in piedi. Ora le ruspe l'hanno quasi terminata di demolire. Cosa è successo? Un blitz? No, non è un blitz, è una data storica. È con grande piacere che sono qui. Sono orgoglioso di essere assessore all'urbanistica in questo momento importante per la città di Imperia. È un grosso gesto di responsabilità e di coraggio che senz'altro sarà riconosciuto da parte della città, da parte del sindaco Sappa, di tutta la giunta da lui condotta, da parte del consiglio comunale, da parte della, chiaramente della maggioranza che lo sostiene, da parte anche dei nostri tecnici che sono stati preziosi, importanti, che hanno lavorato con grosso senso di responsabilità in questi mesi, che ci hanno supportato con le loro perizie, con le loro analisi tecniche. Li ringrazio tutti, ringrazio in particolar modo l'ingegner Lunghi per come ha condotto in questi giorni decisivi il rapporto con le autorità militari che stavano procedendo alla bonifica, e anche il nostro direttore generale, dottor Calzia, che ha curato la parte amministrativa. Ecco, ma allora i vincoli non esistevano in questa parte di area o sono stati scalzati da un effettivo pericolo di crollo imminente? No, allora, scindiamo le due cose. Per quanto riguarda il vincolo della 1089, era stata avviata quest'estate la procedura da parte della sovrintendenza. L'Agnesi aveva sollevato delle perplessità, delle obiezioni, il comune aveva avuto modo di valutare la cosa. Ad oggi non c'è ancora il vincolo della 1089 perché il ministero non si è ancora pronunciato in via definitiva. L'Agnesi ci ha prodotto una serie di perizie tecniche che ci hanno preoccupato molto, supportate da analisi di laboratorio, da analisi sui materiali che davano dei risultati, ad avviso dei nostri tecnici, molto ma molto pericolosi. Ci è stato detto dalle perizie che questa struttura poteva collassare sotto il profilo statico nel giro di pochi giorni. È proprio per questo che sono state prese queste decisioni importanti nel giro di poco. Si è poi inserito un altro problema, che è quello della bonifica della zona da parte delle autorità militari. La bonifica è stata realizzata proprio questa settimana e da parte delle autorità militari ci è stato detto che per poter concludere la bonifica con successo, dando garanzia alla città che l'eventuale ordigno che può essere sotto la zona dell'ex ferriere venga poi rimosso, la ditta che supporta l'esercito italiano in questa operazione deve lavorare in sicurezza. E per lavorare in sicurezza ci è stato detto che è preferibile che il manufatto dell'ex ferriere fosse addirittura demolito. Quindi non è una scelta, una decisione solo dell'amministrazione comunale e dei tecnici che l'hanno supportata, ma anche una scelta supportata dal parere del colonnello che ha condotto la bonifica per conto dell'esercito. Bene, allora sentiamo adesso Angelo Colussi, titolare della Agnesi, al quale appartiene l'area, un'area che si è sempre detto frena lo sviluppo, blocca l'ampliamento dell'Agnesi, blocca l'economia imperiese. Adesso questo blocco non ci sarà più, possiamo sperare? Ma guardi, innanzitutto non sono titolare ma sono presidente, perché è una società per cui esistono delle cariche, e la figura titolare esiste nelle piccole aziende. Non diciamo una figura di vertice la sua. La seconda cosa che voglio dirle è che io penso che le cose, piuttosto che dirle, bisogna farle. Quando siamo arrivati a Imperia c'erano vari problemi, non si poteva utilizzare l'accordo ferroviario perché c'erano problemi lì, non si poteva fare un consorzio elettrico perché c'erano difficoltà. Ecco, queste due cose si sono concluse, si sono favorevolmente risolte. Noi avevamo fatto presente la oggettiva pericolosità di questo manufatto, che era fatiscente e che metteva in pericolo
gli abitanti, la zona, chi ci transitava, qui ci sono dei camion, ci sono delle attività, per cui era oggettivamente pericoloso. Questa è una responsabilità che ricade sull'azienda proprietaria. Noi abbiamo chiesto di poter fare degli interventi perché era assolutamente, non potevamo assumerci una responsabilità così gravosa che era stata trascurata da almeno 50 anni. E per lo sviluppo futuro dopo questo intervento? Ma guardi, adesso noi siamo per il dialogo, dialogheremo con le autorità preposte, sentiremo anche la città che cosa vuol fare, che idee ci sono. L'idea, evidentemente, noi siamo persone che puntano all'attività produttiva, è quella di valorizzarla sotto il profilo produttivo, però sentiremo le istanze di tutti e intanto abbiamo scongiurato una situazione di oggettivo pericolo. Erano le 11.35 stamane quando la parte finale del tetto dell'edificio principale delle ex ferriere di Oneglia è crollata sollevando un'enorme nube di polvere prontamente tenuta al suolo dall'intervento degli operai della Tecnosmontaggi e dai vigili del fuoco mediante l'utilizzo di acqua nebulizzata. La cosa sconcertante è che è bastato solo tagliare uno dei pilastrini minori della struttura perché questa si abbattesse, una prova inequivocabile del grave rischio che si è corso fino ad oggi a causa dell'instabilità di tutta la struttura. Una prova anche della necessità di intervenire quanto prima sull'edificio lato mare, non compreso nell'ordinanza di demolizione firmata ieri dal sindaco Luigi Sappa, poiché questo sorge in area demaniale. Un ulteriore intervento dovrebbe essere studiato anche per le tre ciminiere, vincolate quale testimonianza di archeologia industriale, ma anch'esse pericolanti. Per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza, stamane è stato chiuso al traffico lungo Mare Vespucci e la viabilità è stata dirottata dalla Polizia Municipale, coordinata sul posto dal vicecomandante Piero Di Meo. Diversi curiosi che hanno assistito alle ultime fasi della demolizione, lasciando anche scappare qualche applauso. Qui c'è il consigliere Paolo Corio, consigliere comunale, ma l'ho intervistato come ingegnere perché è lui che si è occupato della perizia statica dell'area delle ex ferriere. Da questa perizia che cosa è risultato? Allora, dalla perizia erano risultati valori bassissimi della resistenza del calcestruzzo che sono ampiamente confermati adesso dalle demolizioni. Anzi, sul campo adesso risultano valori addirittura inferiori a quelli già pessimi elencati nella perizia. Insomma, questo calcestruzzo sta cadendo come burro. Abbiamo visto toccare un pilastro e scendere un intero tetto. Sì, il calcestruzzo non ha più la minima resistenza. Lo dimostra il fatto che erano previsti 5 giorni di demolizione, siamo a mezza giornata e hanno già quasi concluso le demolizioni. Lasciamo da parte la cronaca, perché non soltanto di quella si è occupata Imperia TV in questi 30 anni di vita e di storia, ma anche di musica, di divertimento, di intrattenimenti, spettacoli. E nel 2001 a Imperia la musica fu protagonista, in particolare con un concerto. Il concerto dei Nomadi a Diano San Pietro. Vediamo. Ci troviamo nel comune di Diano San Pietro, dove questa sera, serata particolare naturalmente, con il concerto dei Nomadi, e ci troviamo in compagnia del sindaco Ugo Francesco, quindi due parole. Col concerto dei Nomadi di questa sera, a termine i 3 giorni di festeggiamenti che il nostro comune ha dedicato alla sua nascita, che avvenne il 16 giugno del 1797. Ci auguriamo che il pubblico risponda in modo numeroso, però devo dire che non abbiamo dubbi in quanto la prevendita dei biglietti è andata a ruba. Anche i 2 giorni precedenti di festa che abbiamo avuto ha avuto un ottimo successo di pubblico, sia il convegno storico che il torneo di bridge. Quindi ci auguriamo di ripetere il prossimo anno questo avvenimento, certamente cambiando gli orchestrali, in quanto ci tengo a precisarlo che voglio dare un'impronta di crescita al mio comune. Thank you.
dal 1963, poche parole, nomadi. Sì, grazie. Beh, sì, sono un po' di anni che si sente la parola nomadi. E mi piace che anche nel 2001 si dica ancora. Comunque questa serata mi ha fatto molto piacere sentire non un organo campionato, ma il vero Hammond. Beh sì, io a me le cose campionate non piacciono mica tanto. Ho la fortuna di avere un Hammond e cerco di usare nel migliore dei modi. Direi proprio bene. Volevo dire, comunque state promuovendo anche il vostro nuovo CD. Sì, che si chiama Liberi di Volare, è un disco che ha già 6 mesi, però per noi è l'ultimo, finché non uscirà il prossimo, quindi è quello che stiamo portando avanti. È il nostro ultimo lavoro ed è una grande soddisfazione, vuol dire, portarlo in giro, anche perché ha avuto un bel successo per quanto riguarda il pubblico nomade e a me fa piacere, cioè è il nostro orgoglio. Ci troviamo con Danilo, il cantante dei Nomadi. Serata bella questa sera qui a Diano San Pietro. Molto bella, infatti noi come ha detto stasera Daniele dal palco speriamo di venirci sempre un po' più spesso perché c'è tanta gente molto bella. Non ci veniamo tanto spesso, è per quello che vorremmo fare più puntate, però se ci chiameranno noi verremo molto volentieri. Infatti so che avete appunto, come dicevo prima, anche un'altra tappa su Arma di Taggia e quindi è abbastanza, di nuovo, abbastanza vicina anche come data. Esatto. Il 26 di luglio. Il 26 di luglio saremo ad Arma di Taggia, quindi se qualcuno vorrà venirci a sentire di nuovo sarà il benvenuto. Comunque questa formazione storica si può dire che abbia, diciamo, accontentato quello che possono essere ormai 40 anni di musica sì. italiana, quindi parecchie generazioni. E dal 63 al 2003 sono poi 40 anni, quindi ci prepariamo a fare il quarantennale con una festa gigantesca e nel frattempo continuiamo a suonare. Noi speriamo che quelle persone che sono venute a sentire stasera e le altre sere si siano trovate bene. Capirai che è difficile fare una serata, 2 ore e mezza, 3 ore di musica con 40 anni di canzoni, sono 270, 280, quindi è impossibile proprio farle tutte, però si può cercare di fare quello che poi è un trait d'union fra le canzoni più nuove e quelle che hanno fatto la radice, no, dei Nomadi, quindi si parte da Stop the World a Tutto a Posto, quindi cerchiamo di accontentare un po' tutti, mi sembra che siamo andati bene. Direi di sì perché il pubblico era soddisfattissimo. Ti ringrazio. Grazie a voi. Ci vediamo il 26 luglio, Arma di Taggia. Taggia. Siamo nel 2002, nel maggio del 2002, siamo sempre a Imperia dove si lavora persino la notte per demolire il solettone davanti alle carceri di Imperia. E anche qua devo dire appunto ai più giovani che magari non ricordano cosa c'era una volta dove adesso c'è questa grande rotonda e questo spiazzo. Un tempo, come molti invece ricorderanno, c'era un solettone, una sorta di ponte che passava sopra la ferrovia, la strada ferrata era sotto, e lì nel 2002 appunto si fecero questi lavori per cambiare completamente il volto di questa zona e renderlo come lo vediamo oggi. E allora torniamo indietro nel tempo, attraverso l'archivio di Imperia TV, andiamo a vedere quei lavori e quell'intervento così radicale, così importante realizzato a Imperia.
Restiamo nel maggio 2002, ma ci spostiamo da Imperia verso il Savonese, a Vado Ligure, dove c'è tuttora un'azienda multinazionale importante che speriamo ovviamente possa continuare a garantire occupazione al territorio, perché ne abbiamo molto bisogno. Mi riferisco alla Bombardier Transportation. Alla Bombardier, negli stabilimenti Bombardier, nel maggio 2002 si festeggia, pensate, la produzione della 100ª locomotiva, 100 locomotive nate a Vado Ligure, poi portate sulle strade ferrate di tutto il mondo. Allora andiamo a vedere quella festa per le 100 locomotive della Bombardier, maggio 2002, Vado Ligure. La 100ª locomotiva della nuova fornitura prodotta da Bombardier Transportation di Vado Ligure è stata consegnata oggi. Una giornata di festa qui a Vado Ligure, uno stabilimento storico che produce locomotive a partire dal 1908. Questa è una locomotiva particolare dedicata al trasporto regionale, la 100ª per Trenitalia, che ne ha ordinate a ben 240, ma la prima che sarà in servizio proprio in Liguria. Luigi Polastri è l'amministratore delegato di Bombardier Transportation Italy. Beh, è vostro questo prodotto, una fabbrica che vanta tradizioni storiche, abbiamo appena detto, dal 1908 che fa locomotive, questo sito di Vado Ligure, ma questo gioiello è proprio appena nato. E la caratteristica è che sarà il primo in Liguria, giusto? Questa locomotiva in particolare sì, in realtà ne abbiamo già prodotte 100 e ne produrremo altre 140. Per un totale di 240 unità che ci terranno occupati fino a tutto il 2005. È un prodotto veramente innovativo ed è stato interamente sviluppato dalla nostra società. Sta introducendo dei criteri di progettazione, ma anche dei metodi di fabbricazione che sono senz'altro all'avanguardia. Ecco, il sito di Vado Ligure produce locomotive e anche carrelli per trazione su rotaia un po' per tutta Europa. Un sito che lavora quasi in sordina, la prima volta che possiamo vederlo così da vicino. E quante persone occupa? Qui a Vado Ligure la nostra società, che conta la sede più propriamente la fabbrica, ha circa 400 dipendenti, ai quali vanno aggiunti 100 della nostra unità di Roma che si occupa del segnalamento. Ora, va detto che a Vado Ligure, oltre a produrre le locomotive, che sono senz'altro direi il nostro cavallo di battaglia, siamo occupati anche con attività relative al trasporto urbano, in particolare il tram della famiglia Eurotram, di cui facciamo alcuni componenti elettrici, le attività di manutenzione e anche di ristrutturazione di materiale rotabile. Quindi un'attività che, se da una parte trova le locomotive come l'asse portante, viene però complementata su tutto il fronte di quelle che possono essere effettivamente le soluzioni del trasporto su rotaia, vuoi urbano, vuoi ferroviario. Mi consenta un'ultima nota di colore: Bombardier è una multinazionale e non fa solo locomotive, annoverate anche i Canadair, giusto, i vostri prodotti? Certamente, la Bombardier è un gruppo oramai a diffusione mondiale, conta circa 80.000 dipendenti e se da una parte il settore dei trasporti rappresenta circa il 40%, il 50% è invece dedicato alla produzione di aerei, vuoi executive o vuoi diciamo regionali, e si occupa anche però di prodotti per il tempo libero, quindi dalle motoslitte alle moto d'acqua ad alcune moto per fuoristrada. Giancarlo Schisano, il direttore della divisione trasporti regionali di Trenitalia. Ecco, una locomotiva particolare dedicata al trasporto regionale, ma perché? Che differenza c'è dalle altre locomotive? Ci sono delle differenze abissali. È una locomotiva cosiddetta leggera. Leggera significa che ha la potenza giusta per trainare un treno del trasporto regionale, che è meno pesante di un treno merci e meno pesante di un treno a lunga percorrenza, e quindi è una locomotiva che costa meno, consuma meno, ha una manutenzione più facile e quindi ha una certezza di corretto svolgimento del servizio molto maggiore rispetto a una locomotiva pesante. Ha una ricaduta anche dal punto di vista dell'utilizzo del personale, perché una locomotiva, come tutte le nostre locomotive leggere,
che si guida con un solo macchinista assistito da tutti i sistemi di sicurezza più moderni e dunque consente anche di un utilizzo maggiore su un numero maggiore di treni con il personale esistente. Un'altra domanda mi consenta dedicata ai profani, ma quando uno vuole un'automobile va in un concessionario, ne gira parecchi, guarda dei cataloghi e sceglie. Trenitalia come fa quando vuole una locomotiva? E Trenitalia quando vuole una locomotiva la progetta. Trenitalia fondamentalmente chiede alla sua parte commerciale, alla sua divisione trasporto regionale o passeggeri che sia, quali devono essere le caratteristiche della locomotiva per assolvere alle necessità del commerciale. Quindi quella del trasporto regionale deve essere deve avere caratteristiche di spunto, di velocità particolari, perché le fermate in Liguria in particolare c'è una fermata ogni 2 chilometri, quindi la locomotiva deve, un po' come il treno della metropolitana, deve subito accelerare e poi decelerare e poi ripartire in accelerazione, se no non consente di rispettare l'orario. I referenti commerciali progettano, specificano tutte le caratteristiche necessarie, l'ingegneria di Trenitalia fa un progetto di massima della locomotiva. Con questo progetto di massima si approccia il fornitore al quale si chiede di sviluppare il progetto di massima su queste caratteristiche. Ancora un momento importante per i trasporti, questa volta non la ferrovia ma le strade, in particolare la Statale 28, questa volta siamo sempre nel 2002 ma siamo nel mese di agosto, e viene inaugurata la variante di Ponte d'Assio. Si tratta del primo di una serie di importanti tasselli che riguardano questa via verticale di collegamento con il Piemonte, che purtroppo attende ancora di essere ultimata e attende ancora tanti e tanti interventi. Nel 2002 appunto la variante di Ponte d'Assio viene inaugurata, per fortuna è operativa e funziona, non è accaduto come spesso accade in Italia che dopo i tagli dei nastri succede che magari le strade vengono nuovamente chiuse per qualche problema e qualche motivo. Facciamo gli scongiuri, la Statale 28 per come l'abbiamo oggi fino adesso funziona, anche con la sua pericolosità e la necessità comunque di essere sicuramente molto molto più prudenti su questa strada e non superare i limiti di velocità e non fare sorpassi azzardati come purtroppo spesso invece accade, con conseguenze ahimè anche drammatiche e mortali. Andiamo a vedere l'inaugurazione allora della variante di Ponte d'Assio, come dicevo, agosto 2002. Ingegner Francesco Lombardo, il capo compartimento ANAS, allora come sta cambiando questa statale 28 e qual è, forse proprio il caso di dirlo, la strada ancora da percorrere? Bene, questo qua sta cambiando in bene, è bene dirlo subito. E si è incominciati con portare a compimento questo tratto di variante alla cittadina di Ponte d'Assio. Questo è un tratto molto importante perché l'attraversamento del paese è sempre condizionato il traffico e la sicurezza del traffico stesso. Dopo che sarà aperto questo tratto di variante, non è che sarà stato completato l'intervento su tutta la strada, ma saranno portati avanti gli interventi, infatti sono su tutti i tratti rimanenti, infatti sono in avanzato studio di progettazione definitiva le varianti di Pieve di Teco e le varianti di Chiusa Vecchia, nonché il tratto di collegamento da Ponte d'Assio sino a Imperia per rendere interamente fruibile tutto il tratto che sta maggiormente a cuore all'imperiese per i problemi della viabilità con il Basso Piemonte. L'ingegnere Giuseppe Zirilli dell'ANAS è stato proprio il direttore dei lavori per quello che riguarda questo svincolo, soprattutto l'innesto di Ponte d'Assio, la variante, ma l'innesto fa discutere per la sicurezza. È sicuro o no questo innesto? Molti dicono di no. Ha fatto discutere, spero che non faccia discutere a lungo, perché è stato studiato a fondo, è stato realizzato così come previsto in progetto, e quindi è stata creata una corsia di accumulo per chi uscendo da Ponte d'Assio si vuole dirigere verso Imperia, per cui diciamo che la sicurezza al 100% sarebbe stata garantita con un altro intervento che è stato bocciato tanto tempo fa, presentato dall'ANAS. Questa è una soluzione che comunque funziona lo stesso perché garantisce sicuramente la sicurezza al transito dell'utenza. Chi aveva bocciato questo progetto? Tanto tempo fa, quando è stato presentato in conferenza dei servizi,
credo che, ora non so chi personalmente, però la regione Liguria credo abbia preferito fare l'innesto a raso piuttosto che a piani sfalsati. Questo qualche anno fa. Qualche anno fa, per cui l'ANAS si è prontamente attivata per ottemperare la prescrizione della regione e quindi ha studiato lo svincolo a raso, prevedendo questa corsia di accumulo che consente appunto di l'immissione per chi esce da Ponte d'Assio sulla nuova variante della strada 28 senza alcun tipo di pericolo. Assessore Adolfo, innanzitutto una considerazione brevissima, rapida, ma secondo me bisogna farla sul rimpasto venuto in giunta per quello che riguarda lei. Vittorio Adolfo riconfermato in pieno, fugata anche la possibilità, così che era, si era affacciata almeno nelle cronache, di un cambio per la protezione civile, niente da fare, è tutto confermato. Beh, il presidente Biasotti, sin dall'apertura di questa verifica, ha avuto modo di confermarmi verbalmente la fiducia e soprattutto l'obiettivo indubbiamente è stato quello di non interrompere 2 anni di lavoro e quindi portare avanti già operatività che sono state messe in cantiere e che nel settore tecnico indubbiamente a diversità di altri settori avrebbe creato dei problemi. Insieme al presidente Biasotti indubbiamente ringrazio la coalizione e il mio partito che mi consente di ricoprire ancora questo ruolo che è un ruolo indubbiamente impegnativo nell'ambito della regione. Evidentemente svolto bene, quindi a giudizio non solo del presidente Biasotti ma di molti altri. Assessore, adesso veniamo invece a parlare già di lavoro operativo, variante sulla statale 28, Ponte d'Assio. Beh, lunedì si inaugura questa variante, attesa da tanti anni. Noi riteniamo che sia l'inizio di un lavoro intenso che andremo a fare su questa statale in sintonia con ANAS. Infatti fra 2 mesi ci saranno consegnati i progetti definitivi dalle varianti di chiusa vecchia di Ponte d'Assio, i 140 miliardi dei lavori sono a disposizione, io mi auguro che nel 2003 possiamo vedere i cantieri aperti per queste due varianti, mentre invece per il tratto Imperia-Ponte d'Assio il prossimo anno nel piano delle priorità ANAS e quindi nell'area di inseribilità abbiamo 50 miliardi che riguardano appunto questa tratta e di cui ora noi affideremo quanto prima il progetto esecutivo. In sostanza mi pare che nel giro di 3 anni tutti i cantieri potranno volgere al termine per quanto riguarda l'intera realizzazione da Imperia ad Aquetico. Bene, ed è tutto anche per questa puntata, ci rivediamo la prossima settimana sempre su Imperia TV, sempre con 30 anni di storia, che non sono soltanto la nostra storia, ma anche la storia di tutti voi del Ponente Ligure, una storia vissuta insieme a Imperia TV. Arrivederci.